Ragazzi, benvenuti, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui su LEGO Star Wars Battles. Naturalmente qua sotto vi invito come sempre a mettere un bel commento, un bel mi piace su mobile, naturalmente, perché è un gioco che è uscito gratuitamente su Apple Arcade. Gratuitamente nel senso che sapete benissimo che Apple Arcade è una piattaforma dove in pratica ci sono una marea di giochi. Però è tutto a pagamento perché l'abbonamento costa 4 euro, cioè costa 5 euro, 4 euro e 99, perché il gioco è gratis, però se avete l'abbonamento a Apple Arcade. Quindi lo proviamo perché dovrebbe essere tipo un Clash Royale, però con personaggi Lego a tema Star Wars. Vediamo. Partiamo già. Un nuovo simulatore di battaglia potrebbe far diventare la zona tocca per continuare. Dobbiamo eliminare la base nemica, altrimenti siamo spacciati. Vabbè. Si dovrebbero anche utilizzare le carte. Trascino le unità sul campo di battaglia per schierarle. Ah, vedi, ok. Quindi in pratica in questo modo possiamo mettere con, diciamo, quindi una sorta tipo di Elisir. Naturalmente bisognerebbe conoscere. Tocca per costruire una torre su una piattaforma di costruzione dopo che le tue unità l'hanno superata. Cioè, in maniera tale che la difendiamo. Le torri equivalgono a medaglie. Se nessuna base viene distrutta, la vittoria va a chi possiede il maggior numero di medaglie. Vabbè, quindi in base alle medaglie. Però se vinciamo, vinciamo. Costruisci un'altra torre così puoi schierare le unità in una posizione più avanzata sul campo di battaglia. Solo che la torre si costruisce così. Man mano che avanziamo. Vabbè, diciamo che abbiamo vinto, battaglia conclusa, però ci ha fatto capire poco e niente. Secondo me, in base a man mano che andremo avanti, capiremo. Spero proprio che anche le vostre battaglie siano così facili. Non credo, anche perché giocheremo online. Soprattutto voglio capire bene che carte ci dai, che come si vincono queste carte, se si possono acquistare. Proviamo un'altra battaglia, comandante. Ci stai prendendo in giro. Consigli e strategie. È una trappola? Caricamento, sta caricando. Ma io sono curioso perché il gioco mi intriga parecchio. Non sembra neanche malvagio. Però dobbiamo assumere il ruolo dei nostri nemici per apprendere le tattiche. Se i miei sensori hanno ragione, come sempre, allora questo è un campione. Vabbè, questo lo mettiamo qui. Cioè, c'ho Darth Vader. I campioni possiedono delle abilità che si possono usare in battaglia. Ah, quindi una volta che sono andato avanti posso costruire le basi. Il nemico è alle porte. Usa l'abilità del tuo campione. Ah, vedi. Quindi i campioni hanno quindi delle abilità particolari. Devono ricaricarsi dopo l'uso. Vabbè, ok, qua facciamo la torre. Però forse me l'aspettavo diversamente. Le incursioni sono attacchi ottimi contro le torri. Vabbè. Ok. Qui facciamo un'altra torre. Posso fare anche l'attacco speciale del campione. Fammi la torre. Vabbè, più o meno penso di aver capito dal tutorial. Mo dobbiamo capire se si riesce a vincere. Solo che ancora non ci ha dato le carte, cioè non ci ha dato. Ok, abbiamo sbloccato. Ottieni le scansioni vincendo le battaglie. Vediamo cosa c'è là fuori. Si sblocca tra. Per sbloccare le scansioni di solito è necessaria una breve attesa. Una breve attesa. Ok. Che abbiamo ottenuto? Extra, ma quindi devo andare. Tocca gli oggetti. Ok. Saltatore. Era quasi scontato, secondo me, questa scatola.
Torre incendiaria. E vabbè, ci sta. Mi serve. Un campione non ce lo dai, eh. Turbo laser, nemmeno. Ma tutte, non è che devo. Assaltatori. Vabbè, quindi abbiamo raddoppiato proprio come Clash Royale. E bombardiere. Vabbè. Quindi il campione non ce l'hanno dato. Figuriamoci. Vinci più battaglie per ottenere ancora più ricompense. Va bene. Potenza le carte per rendere più forte le tue torri. Quindi praticamente c'è soltanto gli assaltatori adesso a piedi. Poi per il resto. Bella la cosa che si carica, la spada laser. Ancora simulatore di battaglia. Quindi giochiamo ancora con. Usa le abilità dei campioni. Forse ce l'ho, lanciando delle incursioni. E costruisci torri per vincere. Vabbè, ok. Aspetta un attimo, vediamo se ce la facciamo così. Ah, non me l'hai costruito la torre? Eh no, se, dai. Ok. Quindi diciamo che in questo modo dovrei potercela fare riuscendo ad attivare l'arma del campione e la torre. Ok, vabbè, diciamo che questa volta abbiamo giocato da soli, abbiamo capito, non abbiamo capito bene se ci ha dato il campione o perlomeno l'ho avuto perché me l'ha dato per farci giocare, però dalle carte non credo. Blocco fra 3 secondi, vediamo un po', teniamo, c'è un campione dai, ce l'hai un campione? No, torre incendiaria, va bene. Soldato artificiere? Vabbè. Ma questo dovremmo utilizzarlo. Solo che non ho capito se ci fa utilizzare le carte. Comando ribelle? Ah, ce ne abbiamo due, sì, quindi l'ho già sbloccato. Turbo laser? Non ce l'avevo già, turbo laser? No, non ce l'abbiamo già. Vabbè. Quando è che ci facciamo una partita? Novità. Hai bottoncini e carte sufficienti per potenziare le unità. Infatti, l'avevo notato sta cosa. Ah, però ci vogliono pure i soldi. Che miseria. Quindi proprio come Clash Royale, praticamente. Non ho visto. Salute aumenta. Vabbè, tutto abbastanza uguale, praticamente. Salute. Devo soltanto capire. Non ho visto un negozio. Nuovo livello 2. Aspetta, saluto a base. Ok. Ricorda di potenziare entrambi i mazzi per assicurare le vittorie. Ah, la toccata del lato oscuro. La cosa non l'ho capita. Cioè, in pratica, chi decide se stiamo dal lato chiaro? Vabbè. Giusto per non dire lato oscuro, perché poi non esiste. Vabbè, fa niente, dai. Chiudiamo. Lato chiaro, lato oscuro, vabbè, ok. Poi dice ancora novità, bellino, eh. Mi dice ancora novità. Rarità non ci stanno. Mettiamo alla prova quelle unità. Le unità potenziate. Io però vorrei. Dove stai andando? Già qui. Ok, posso cambiarle io, secondo. No, mi hai dato anche da trovare, ma non posso cambiare. No, no, no. Siamo ancora sotto il tutorial, quindi ancora non posso cambiare io praticamente. Cioè, non decido ancora. Adesso non sembra male, sembra carino. Certo, se avessi la possibilità di poterlo utilizzare anche tipo sul PC, magari sarebbe un po' più comodo invece di utilizzato sul pad, che sul pad, sull'iPhone, che poi è piccolino. Allora, mettiamo, io direi di mettere. Ok. Vabbè, questo è scarso, cioè non c'era bisogno dell'abilità, secondo. E non me l'ha messa, vabbè, non me l'ha messa però. Ma questi sono scarsissimi, dovremmo farcela tranquillamente. Hanno messo anche la protezione però, eh. Bello questo. E intanto mi hanno battuto, eh. Si sparano, questi altri pure non ce la fanno. Da qui non ce la faccio. Chissà se posso riuscire. Questo non è tanto buono, perché non è che spara tanto. Vabbè.
Devo conoscere meglio le carte, perché secondo me come... Che connessione? Sono a 20 centimetri dal router qua, dai, cortesia. Quindi praticamente adesso abbiamo... Era, sì, prima... Non mi ricordo se prima eravamo al lato... Adesso abbiamo giocato al lato oscuro. Ok, le monete le stiamo vincendo. Vediamo se riusciamo a sbloccare qualche altra cosa. Ah, vedi, tra un'ora e 50. Che palle sta cosa. Quindi, porca per una scansione sblocca. Vabbè. C'era anche novità. Otterrà ricompense diverse per la vittoria nelle battaglie su ogni pianeta. Sì, ma se voglio giocare online. Evidentemente siamo talmente carte schifose che ancora non ci permette di giocare, facciamo proprio schifo, quindi non abbiamo ancora una carta all'altezza da poter giocare. Vabbè, infatti non c'ho manco, vabbè, non c'ho trofei perché penso che non sto giocando. Allora, ricominciamo. Non è stato abbastanza avanti, raga, però, e dai, niente di meno. Ho sbagliato, eh. Che sono questi? Porca miseria. Vediamo se ce la facciamo di qua. Sto cretino. E luce, dai. No, non ce l'ho fatta qua. Qua me la sono giocata male, secondo me, eh. Anche se forse avrei dovuto un po' aspettare. Perché sto meglio. Però con le torri non riesce a beccarli di già. Quanto spari? Non spari assai. Addirittura. Ce la fate? Non sono male qui. Ah, ma quindi i parenti se lo distruggono scompare completamente? E questo ce la dovrei fare adesso. Ok. Non conosco bene le carte. Si vede. Questa forse è stata la partita un po' più ostica, si può dire. 30 coppe. Ma già... Abbiamo giocato online, non sbaglio, no? 4 su 6, 5 su 6, niente ancora. Novità. Vinciamo altre medaglie per potenziare questa scansione. Voglio andare in novità, però. Siamo ancora sotto l'effetto del tutorial. Avvia, avvia, ma vorrei cambiare le carte, ma non ce le fa ancora cambiare. No, decide ancora lui. Decide ancora lui. Vediamo un pochettino. È un po' strano il fatto che l'inquadratura un po' di sbieco, un po' storta. Vabbè. Allora, vediamo di capire. Questo... Ah, questo è già uno dei nostri, praticamente. C'ho detto... Ok, anche lui ce l'ha, eh. L'abbiamo, eh. Via, ci ha pure utilizzato... Questi non sono tanto male. Vediamo se ce la facciamo. È buono, è buono. Forse sono stato un po' troppo precipitoso, eh. Eh sì. Porca miseria. Ce l'ha completato. Questo che cos'è questo? Ah sì. Dovremmo farcela però, eh. Se riuscissi a mettere Dart, non sarebbe male. Eh no. Vediamo se riesco a fargli fare la mossa. Grande. La fai? Vediamo un po'.
Grande, abbiamo vinto. Stavolta abbiamo vinto, dai. È stata un po' più tirata. Però ho detto, se riuscissi a capire, tipo per esempio quell'altro, ma non mi ricordo come si chiama, capire come giocava, forse saremmo andati un po' meglio. Allora, possiamo aprire un'altra cosa. Però io non credo che, cioè, non ho capito le ricompense, per dire la verità. Bombardiere Tai, ok, dovrei averlo anche potenziato, non mi ricordo. Monete, va bene. Perdone, i personaggi mi piacciono. Che cazzo, divertenti. Torre incendiaria secondo me serve, ma... Assaltatori, assaltatori secondo me sono quelle classiche vene che possono servire, ma... Poi alla lunga si deve sempre vedere come ottenere. Allora, livello 1 sblocca, fa 2 sbloccatore, quindi qua non possiamo sbloccare niente. Completa le missioni e ti completano con i tuoi cristalli, ok. Tieni. Missione compiuta. Vabbè, qua si fanno le solite missioni per ottenere le cose, ok, per poi potenziare. Questa che roba è? Ti diamo il benvenuto alle cose. Vabbè, grazie pure a te. Battaglia gratis. Che c'è gratis? Allora, questo. Ok. Questa è rara, manco poi tanto. Non ce l'ho il campione, quindi. 700. Però si possono sbloccare? Eh sì, si possono sbloccare, ma sicuramente si possono acquistare, forse. Vabbè, non avevamo dubbi che, cioè, mi sembrava un po' strano che non si sarebbe potuto poi comprare niente, cioè, era strano che non potevamo comprare niente. Qua abbiamo due novità. Ah, novità, che c'è novità? Qua c'è una novità, qua dentro, che? Io prego, però non ci vai, eh. Sblocca e potenza i campioni. Novità. L'abbiamo già vista comunque, non è che... La mettiamo dietro e lo facciamo andare avanti. Sblocca, sblocca, sblocca. Medaglie, ma disponibile? No, io pensavo che potessi cambiare. Questo isci 2. Vabbè, facciamo battaglia, quindi passiamo al lato chiaro, giustamente. Non so come si possa scegliere. Forse è a sorteggio se scegli se passi al lato scuro o lato chiaro, vabbè. Lasciamo perdere. Allora, giochiamo contro... Questo c'ha 7 coppe. Magari dovrebbe essere anche alla nostra portata. Ok. Facciamo andare avanti a lui. Vediamo se ce la facciamo. Perfetto. Vediamo se riesci a buttare qualcosa. E noi riusciamo a fregarlo. Luke dovrebbe avere anche la mossa speciale. No, qua ho sbagliato, porca di quella miseria maledetta. Questi sono fetenti, per esempio. Tanto fetenti. Quindi, in teoria, potrei anche farcela. No, non ce l'abbiamo fatta. Che sfiga, io c'ho 28, quindi... In teoria... Ho sbagliato perché avrei dovuto costruire, secondo me, Avrei dovuto costruire... Forse ce la faccio, Forse ce la facciamo. Dai. Perfetto. Ero partito bene. Ho fatto un paio di cavolate, secondo me. E poi siamo riusciti a riprenderla... verso la fine. Vabbè, raga, qualche partita l'abbiamo fatta, abbiamo visto più o meno come si gioca. 4 ore, quindi ci vuole un po' di tempo ancora per sbloccare qualcosa, ma scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Non sembra male, sembra una vera copia di Clash Royale, vi dico la verità. Magari Clash Royale ha fatto un po' meglio, però giustamente Clash Royale è uscito da molto più tempo. Però tutto a tema Lego, personaggi Star Wars. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Bye.
Thank you.